Facciamo un giochino. Vieni, vediamo con 100 yen quanti degashi riesci a comprare. Allora, Spinacio, ti ho dato un budget di 100 yen. Cosa sei riuscito a comprare? Allora, facciamo un unboxing. Un sacco di cose. Benvenuti a Vivi Giappone in una puntata con Spinacio. Oh, Spinacio, siamo arrivati da Mandai. Ci siamo stati da Mandai con te? Sì, forse non questo. È quello, siamo stati a quello dall'altra, quando abbiamo fatto l'altra passeggiata, l'altra parte di Sendai. Però è molto simile, vedi, c'hanno... The Wolf. The Wolfman, The Thing, belli questi, proprio amazing stories. E entriamo, tutto il paradiso dell'usato, ragazzi, abbiamo già fatto un video, anche io ho già fatto un video. Spinacio, che vuoi, i dagashi come bambini? Sì, sì papà, compro i dagashi, vediamo quali vuoi, bambino Spinacio, guarda che carini. Guarda, fai così, guarda, facciamo un giochino. Spinaceto. Tieni, vediamo con 100 yen quanti dagashi riesci a comprare, eh? Ricordiamo, i dagashi sono i dolcetti giapponesi che comprano i bambini. Comprano i bambini con i resti, com'era? Con il resto dopo aver fatto la spesa, per le commissioni per la famiglia. Sì, questa dovrebbe essere l'origine. Oh, guarda che c'è! Peperoncino! Oh, ma no, costa però 97 yen, 87 yen. Questo è importante. Peperoncino. Quanto riesci a fare con 100 yen? Sì, un sacco. Facci vedere. Ecco le Nogizaka. Ormai vedete, più che le IKB ci stanno le Nogizaka. Sono le Nogizaka più delle IKB ormai. Tutto Nogizaka. Qua invece tutti manga al chilo. Qua proprio dai la grande avventura, guarda, 17.050, un po' costoso però. One Piece, 12.650, dall'1 al 101, oh, guarda. Bello, bello. Ti vuoi vedere One Piece? Quanto pesa? No, perché questo è finto, è... Oh, è vero? Non è finto, è verissimo. Mazza, non fa cascare. Fa vedere uno Spinacio che alza One Piece. Ho paura, Davide. Posalo. Fammi posare. Andiamo a vedere Dragon Ball, guarda, è bello. Broly Super Saiyan 4. Belli. Però ormai sempre Goku, sempre Vegeta, sempre le Fusion. Ormai io vorrei vedere anche i cattivi. Uffa, sempre. Ah! Madoka Magica! Però. Consigliamo Madoka Magica? Sì, perché è molto bello. No, sembra un po' così, ma invece... No, ma queste vabbè perché sono un po' nude. Ma è molto bella la storia. Sì. E lo dico davvero, è bella la storia. Parla di entropia. No, è molto bello, è molto bello. Toraburu, l'hai mai visto Toraburu? Un pochino sì. Carino, un po' zuzzoso. Un po' sozzo. E te l'hai mai visto Railgun? No, bello. Railgun bello. Consigli? L'ho visto in gioventù bello, sì, forse per quello lo consiglio, però bello. Anche questo è Railgun? No, queste sono le A. No, Raiburaibu. Arashichi Sato. E qua che è? Invece questo che è? Re? Come si chiama questo? Remo Ramo. Questo è Remo. Poco ispirato a Rei Yanami. Poco. La sega. A me le fanno il Fujin Raijin, vedi? Ah sì. Carino. Mai visto. Come si chiama la serie? Re Zero. Ci stanno. Quante ne hanno fatte? Tantissime. Almeno 7. No, dico guarda quante più che altro versioni. Qui c'è una pubblicità fasulla. Perché ti chiedono se ti piacciono le ragazzine, le belle ragazzine bidimensionali, sì. Ma cosa vendono? In realtà sono modelli tridimensionali, esatto. Come si può vedere? Cammato, c'è altezza, larghezza e profondità, quindi sono tridimensionali. Scam. Però questa è anche tutta roba della nostra infanzia, qua, non è qua, è di gioventù, vedi anche Haruhi. Haruhi bello. Endless Eight. Dov'è Keion? Keion. Commentate se avete visto tutto l'Endless Eight senza barare. Io l'ho visto tutto. Io volevo far vedere anche i robottoni dei Super Sentai. Da cui vengono poi i Power Rangers.
Power Rangers. Bello, bello cazzuto, bello. E per tutti i nostalgici, ragazzi, Lupin va ancora, vedete, tutte action figure di Fujiko. C'è un Lupin. Rebecca Rossellini. C'è anche Rebecca Rossellini. È scritto. Era della serie che avevano fatto a San Marino, anni fa a San Marino. Guardate Lupin. Guardate col cappello. Mine Fujiko. Figo Lupin. E poi c'è Code Geass. Code Geass. Lo devo ancora vedere da anni, perché. Anche solo Code Geass. Che è scritto? Tutto Code Geass. Guarda, c'è roba antichissima qua, mi sa. O finta antica, chi lo sa? Ma vera antica? L'antica vera questa, eh? Wow, wow, Robotto! Majin Garon! Wow, questo è roba... Cos'è? Un robot, un computer! Questa è l'epoca moderna, quello che ci offre! Vedete? Bellissimo! Magma Taishi, Robotto To! L'isola del robotto. Mazinga, no, questo è, no. E poi Softea. Softea. Ma se vuoi un conto, come si chiama? Un anello, moschettone. Un moschettone? 100 yen. Perfetto. Ti fidi? Ti fidi? Cioè costa quanto tutto questo? Costa quanto tutto quello che noi abbiamo comprato. Esatto. Però ti aiutano perché tu prendi la... il fucile? Ma il fucile ammazzi l'alien, lo xenomorfo e Ozzy Osbourne. E anche Ozzy, non si vede bene. Ozzy Osbourne. Oh, Gandalf. C'è Gandalf e Ozzy Osbourne. Gandalf. E le tartarughe ninja, no, Raffaello della Revolta. Tutto un po' mischiato. Kit è molto occidentale. Questa è la vittoria della Corea sul Giappone, ricordate, o no? È un... colonialismo culturale. Sì. Infatti guarda queste qui che sono, come si chiamano queste? Queste qui gli fanno capire ai giapponesi cosa? Idee di bellezza. Ah, e cambiano. E loro cambiano i canoni di bellezza. Cambiano i canoni di bellezza. Infatti va tanto di moda ora il make up alla coreana. Questa è la vittoria della Corea. La vittoria della Corea, tutte le donne dicono no, noi vogliamo metterci i rossetti, cose, e vedono il BTS, comprano. È la vittoria della Corea sul Giappone. Ti dire un'altra cosa? Allora, il da bere. Tutti a bere il soju, chamisul, queste cose. Che, perché lo shochu e il kyoketsu giapponese, che sono tanto diversi, no? Però tutti a bere questi qui perché sono coreani, fanno figo. La vittoria della Corea. Silenziosa, ma non troppo. Silenziosa vittoria della Corea. E Tokyo Revengers che fa cacare. E qui siamo, vedete, Famicom, Super Famicom al chilo. Questo è il gioco di Nottaro. Ma te le vendono proprio al chilo. Mettono... cosa, 300 yen. E va benissimo. I giochi, i dischi sfusi proprio così. A parte costa 2090 yen, Pop Music. Costa, vabbè, sì. Guarda che bellino questo, il quadretto di Street Fighter. 4 costicchia. Poi tutti, vabbè, sempre Famicom, quindi Nintendo, Super Nintendo, anche il Game Boy al chilo proprio, lo mettono proprio così, le cartucce, che poi gli chiedi, ma me dà 3 etti dei Game Boy, signor? E te lo dà. E poi anche, vedete, Game Boy Advance. Qui PlayStation, Mega Drive, c'è il Mega Drive, questo sono molto felice, c'è Sonic 2 Spinaccio, uno dei migliori Sonic, uno dei più belli Sonic, tu non capisci. Mi piace proprio Sonic. Poi vendono i pacchi di Pokémon proprio, no questo non è Pokémon, questo non so cos'è, dove sta, ma questo sarà un Pokémon. Pacchi di Pokémon questi. Sono Pokémon. Te li vendono proprio, ti lanciano a mattoncini. Intanto, sotto la canzone dei Shingeki, ho trovato il Dreamcast.
addirittura con Biohazard 2 per Dreamcast e tanti bei giochini per Saturn anche, da paura spinato. E qui continua anche il craze per le macchinette distributrici di qualsiasi cosa, che è tornata in moda dagli anni 90 sta cosa, solo che non le cucinano, sono surgelate, quindi c'è il ghiozza, i distributori di ghiozza, gli yakisoba cantonese, ramen, di Peking ghiozza, che è una nostra conoscenza. Ma Spinacio, vediamo un attimo cosa hai comprato, perché siamo rimasti a quei 100 yen. Cosa sei riuscito a comprare? Allora, forse possiamo sederci a qualche parte, forse sì, no? Se volevamo fare la ripresa vicino Gamera, ma c'è troppo vento. Ripariamoci, Spinacio, ripariamoci da qualche parte. Corri, corri, c'è Gamera. Allora, Spinacio, ti ho dato un budget di 100 yen, che sono circa 75 centesimi, sì. Ok? Cosa sei riuscito a comprare? Allora, facciamo un unboxing. Un sacco di cose, ogni cosa era multipli di 11. Perfetto. E il sacchetto è 1 yen. 1 yen, 99 yen. 99 più 1 yen, e a quanto pare però non ce l'hanno fatto pagare, quindi 11 yen. Un Maibo. Ok, un Maibo. Facciamo un attimo, mettiamo a fuoco. Al gusto di takoyaki. Takoyaki, quindi prende patatine puffose a lunga forma di gusto di takoyaki. Ok, e uno. Poi aspetta, devo rimettere a fuoco, vai. Poi questo doppio, 22 yen. Chocotaro. Questo è un cioccotaro, questa è una barretta di cioccolato. Gusto di pinazzi, come si dice pinazzi? Di pinazzi, arachidi. Arachidi, vai, vai. Allora, poi dopo continua, vai. Nuova entrata a 11. Mi pare. Questo c'ha un nome bellissimo. Pandaro. Il Pandaro, tu ci sta scherzando. No, c'è scritto Pandaro. Togli le dita un attimo. Pandaro, che è un cioccolatino. È un cioccolatino. Panda cookie, no, è biscottini a forma di butter cookie. Pandaro. Vai. Poi il Pandaro. Poi che è uno che c'ha la panda. Poi l'altro poco costava 11. Bello questo. Il ramenetto, bello che senza kitsune. Sì, non c'è scritto anche se kitsune, questa qui. Anche se è vero, lei è una kitsune, beh, tutti i giochi di parole. E sono tutti pezzettini di rame. Vedete, pezzettini di rame, tutti rame, esatto, tutto fritto. Rame. È un casino passare dal fuoco a un fuoco all'altro, tutta. Sarà un po' di, vai. La merda. La merdina, la gommettina a forma, spero solo forma e non sapore. Potrebbe anche essere, ancora non si finisce, ma tra un po' abbiamo finito. E una bocca, delle labbra, il ciuccio, il bacino. Ecco, guarda, bello. Guarda che ossano, guarda che faccia che c'ho. Bello. Poi ancora non finisce. Ora è finito l'ultimo. Poi sarà un vento pazzesco. L'ultimo. Vai. 22 yen. Le palle di maionese. Esatto. Mayotama. Guardate che si tiene le palle. Troppo grasse. Sono troppo grosse. Una palla. Guarda il Mayotama. Questo è scritto tutto con i fiorellini. Tu sei riuscito a ottimizzare moltissimo. Cioè, questo è tutto quello con 100 yen. 100 yen, incredibile. Se no, con 100 yen potremo prendere. Esatto. No, niente. Perché. Una Coca-Cola. E giustamente, fuori da Mandai, due Itasha, niente male. Di che? Ovviamente sarà Rob Live. Sicuro, Rob Live. Le Itasha ne abbiamo già parlato, sono le macchine fiche trasformate in macchine da nerdacchioni, quindi fanno male. Emma Verde si chiama questa, vedi? Emma Verde, che è Emma Marrone, la sorella di Emma Marrone. Vedi, eccola, Emma Verde. Emma Verde c'è scritto. Emma Verde, sì. E guarda che colore coincide. È verde, sì. Un saluto a Emma Marrone, la sorella giapponese. Belle però. Lei chissà. Le Itasha. Itasha. Vedo bene su una Itasha. Insomma, Spina, che abbiamo cambiato un sacco. Abbiamo fatto un giro completamente a caso. Il giro di sempre. Incredibile, stanchissimi. Siamo girati intorno, da stamattina all'11 cammino. Stanchissimi, grazie Spina. Abbiamo bevuto anche tante schifezze.
mangiate tanto schifezze. Ma era buono l'indiano, non l'indiano, L'indiano, l'indiano era molto buono. Abbiamo visto un sacco di cose strane, un sacco di schifezze per andare a fare ragazzi, ma va bene, se gli porti a tua moglie. Grazie mille, come sempre vi Giappone è tutto, scrivete, condividete, mettete piace, commentate, a frappè, ciao Spinacio. E noi prendiamo il treno. Prendiamo il treno, viva Vegalta. Viva Vegalta. A frappè.